Terza domenica del tempo ordinario, siamo di fronte all'annunzio del Vangelo da parte di nostro Signore Gesù Cristo. La liturgia che peraltro accompagna la domenica della parola, secondo appunto la richiesta benedetta e santa del Papa Francesco di vivere un'attenzione particolare alla parola di Dio, ci permette di vedere la potenza, la forza, l'efficacia della parola di Dio, che ha capacità di cambiare il cuore, ha capacità di convertire. Il tema della conversione è molto forte sia nel nostro Vangelo, che è appunto il primo annunzio pubblico di Gesù dopo il battesimo e il tempo nel deserto, nel Vangelo di Marco, ma questa lettura viene preparata dalla prima parola che proclamiamo nella liturgia, che è il momento in cui Giona annunzia da parte di Dio la parola di Dio stesso a Ninive. Ninive si converte e si salva dalla sua distruzione. Prendiamo un pochino questo tema all'interno di questa prima lettura per capire un po' come siamo aiutati da questa parola in questo momento. Ninive è la capitale degli Assiri. Al tempo di questo profeta Giona è il posto proprio dei nemici, i più violenti, i più duri, i più cattivi. E sono gli abitanti di una città che Giona comincia a percorrere la città e parliamo di una città immensa, larga 3 giornate di cammino. Normalmente un uomo quando cammina può fare diversi chilometri al giorno. Allora, che cos'è questa città? È una città che insomma diventa un pochino un'immagine, un prototipo, è il mondo, sono i nemici, sono gli estranei, i pagani. Peraltro Giona non voleva predicare in quella città perché Dio lo mandava a predicare ai nemici acerrimi, ai più duri, ai più sanguinari. Ebbene, i più duri, i più sanguinari, questa città sterminata di 3 giornate di cammino, questa gente, questo popolo si può convertire. Ogni uomo può prendere la direzione giusta e accogliere la parola di Dio è per tutti. Non è vero che ci sono alcuni che la possono ricevere e altri no, tutti la possono ricevere. Però è interessante che per capire che cosa è questa realtà della conversione dei niniviti che illumina appunto il nostro Vangelo, vediamo l'ultimo versetto. Il testo è un po' un collage del terzo capitolo del libro di Giona, dove Dio vide le loro opere, perché Giona annuncia la distruzione imminente di questa città del peccato, città della violenza, e i niniviti credono e bandiscono un digiuno, vestono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. E questa traduzione è un po' imbarazzante, perché sarebbe come dire che c'è un pentimento anche in Dio, che si ravvede riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. È interessante, perché se andiamo a prendere il verbo ebraico che è sotto questo termine, sotto questo verbo, noi siamo di fronte a una parola un po' ricca, un verbo che indica la consolazione e il cambiamento a motivo di una consolazione, il ravvedimento a motivo di qualcosa che ha rallegrato il cuore, ha consolato il cuore. Ecco, la conversione dell'uomo è la consolazione di Dio, e Dio può cambiare i suoi piani per l'uomo perché è consolato dagli atteggiamenti che gli uomini hanno scelto. Che cos'è questo cambiamento? In ebraico il verbo del cambiamento, della conversione, è il celeberrimo verbo shuv, che rappresenta un cambio vero e proprio di direzione.
In greco, quando noi abbiamo il testo appunto della parola proclamata da Cristo, convertitevi e credete al Vangelo, il senso slitta dal cambiamento di direzione che indica un ritorno, nel termine ebraico, all'andare oltre. Il verbo metanoeo in greco implica l'andare oltre il proprio modo di pensare. Ecco, noi sappiamo che la nostra salvezza richiede un andare oltre la nostra mentalità. Sempre, tante volte, noi dovremo ripetere questo atto di liberarci della nostra mentalità per andare per le vie di Dio. Comunque, questo implica un cambio di direzione mentale nel caso del greco, fisica, concreta, globale nel caso dell'ebraico. Il punto è la direzione. Ciò che Cristo indica nel suo annunzio, dicendo che il tempo è pieno, è compiuto, e che il regno di Dio si sta avvicinando, più che è vicino, è proprio in azione, è lui che prende l'iniziativa perché viene con lui. C'è da credere nella buona notizia. Allora, il problema è direzionare il cuore. La conversione è un problema di meta. Nell'accezione del vocabolo ebraico utilizzato, l'etimologia indica l'atto di tornare alla buona origine. Noi abbiamo da tornare in noi stessi, tornare al bene, perché la memoria del bene comunque resta latente in noi anche nei momenti più brutti. Invece, nel greco, come abbiamo detto, si indica l'atto di andare oltre la propria mentalità, come abbiamo già detto, quindi il superamento di una stasi. Il superamento di una situazione, di un luogo mentale in cui ci siamo fermati. Comunque, sempre il problema è la direzione. La meta cambia tutto. Tutto quel che facciamo nella vita è deciso secondo la meta che ha preso. Quando, per esempio, Sant'Ignazio inizia i suoi esercizi, parla in principio e fondamento del fine, del luogo in vista del quale siamo stati creati, che è la salvezza, che è il cielo, che è Dio stesso. La vita nuova è il cambio della meta, perché il problema non è se uno è nel punto più brutto o nel punto più bello. Il problema è dove sta andando. Uno può stare nel bene, ma camminare verso il male. Quest'uomo è un uomo che si sta perdendo. Un uomo sta nel male, ma sta camminando verso il bene. Questo altro uomo si sta salvando, anche se oggettivamente prendiamo le due situazioni e una è positiva, l'altra è negativa, ma uno sta degenerando, l'altro sta entrando nella vita finalmente. Il nostro problema è dove stiamo andando, lo scopo delle cose. Un matrimonio si salva quando ritrova la sua meta, lo scopo, il motivo, la buona origine e il buon fine di tutta la propria vita. Una vocazione si salva quando ritrova il perché, il senso, la direzione. E anche se uno può sbagliare tanto, l'importante è convertirsi, l'importante è tornare nella direzione giusta, ritrovare la buona origine, ritrovare il buon scopo e non assolutizzare mai i nostri pensieri. Allora si può lasciare tutto, reti, barche, genitori, aziende di famiglia, tutto si può lasciare nel senso di ritrovare la propria missione e ritrovare se stessi nel Signore.